La solidarietà, la giustizia e la speranza in un coinvolgimento attivo appaiono come le armi più adeguate nella lotta per la promozione dei valori etici finalizzata allo sviluppo integrale dell'uomo. Durante una conferenza internazionale organizzata alla Pontificia Università Gregoriana di Roma nei giorni 23 e 24 di aprile sul tema Valori etici e sviluppo integrale della persona nel tempo della globalizzazione, il Cardinale Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ha posto l'accento sull'importanza di un'appartenenza cosciente alla società, in grado di cancellare gli individualismi. È proprio questo individualismo che fa dimenticare che siamo in una società dove tutti partecipano e dove tutti sono membri di questa società e che è alla quale tutti devono contribuire. Per questo è importante che si risveglino questi sentimenti di appartenenza. Questa sfida per uno sviluppo etico si traduce nell'impegno permanente ad un cambiamento di mentalità e di comportamento. Ed è proprio questo che il compendio della dottrina sociale intende fare, quello di far capire a tutti il loro ruolo nella società, in qualunque condizione, in qualunque professione, in qualunque situazione essi si trovino. Una solidarietà che si spoglia di tutto il suo carattere di pietà o di pietismo per rivestire la sua dimensione attiva e partecipativa. La solidarietà è azione. La solidarietà è qualcosa che ci impegna personalmente e ci obbliga all'azione. Ecco, la solidarietà è condivisione, la solidarietà è compartecipazione, la solidarietà non è solamente un sentimento di pietà, è qualcosa di più importante. Andare oltre ogni delega di responsabilità per lasciarsi coinvolgere, è questo il compito che attende individui e istituzioni nella promozione di uno sviluppo eticamente integrale. Sforziamoci tutti nel coinvolgere le persone, nel coinvolgere anche le istituzioni, perché se i cittadini, se la gente assiste passivamente, se, come si è detto nella riunione, se delega e senza nessun coinvolgimento personale, allora ci abbandoneremo alla noncuranza. E quindi questa partecipazione deve essere attiva, intelligente e piena di speranza.